Buonasera. Ultimamente il nostro Premier, in occasione delle abbastanza frequenti batoste subite dal suo governo, dal suo esecutivo, adopera un termine per me molto desueto, data la mia nota ignoranza. E il termine è coesa. Il governo viene battuto, ma l'esecutivo è coeso. Il governo è andato in minoranza, ma viene considerato coeso. Io, per una logica mentale, abbino il termine coeso a una disfatta, a una sconfitta. E questo continuo riferimento, come stasera, in occasione della maggioranza in minoranza relativa alla faccenda di Papa, ha adoperato ancora una volta, sì, ma il governo è coeso. E ci credo, a pezzo. Poi mi è venuto un dubbio, coeso, coesione. Coesione vuol dire unione, vuol dire forza. Perché questo adopera il termine coeso? Allora ho preso e sono andato a leggere, ho preso un vocabolario, lo Zingarelli, e sono andato a leggere. Coeso vuol dire fratellanza, vuol dire unione. Ma siccome il Deus ex machina, o soltanto il Deus, basta, di Berlusconi non può sbagliare. Lui è uno e trino, come fa a sbagliare? Allora, ecco che l'errore lo ha commesso il vocabolario Zingarelli. Lo Zingarelli ha fatto un refuso, è vergogna, è una vita che fanno gli editori di vocabolari e ha sbagliato. Perché coeso vuol dire disfatta, coeso vuol dire sfracello, vuol dire frana, vuol dire fallimento. E invece lo Zingarelli dice tutt'altra cosa. Arrivederci.